Con mister Collacchioni, un derby sentito, almeno in casa biancorossa, vinto dopo un errore, e quello è bastato. E i gol arrivano per bravura e per errori degli avversari. Noi abbiamo sfruttato subito una circostanza e siamo stati bravi a sfruttarla con un bel gol di Rodriguez. Poi l'andamento della partita sicuramente ci ha messo di fronte a delle difficoltà. E quelle difficoltà noi comunque, sapendo che come prestazione non siamo contenti, però abbiamo tirato in fondo con voglia, anche con ordine, un risultato per noi importante contro una squadra sicuramente che veniva, me lo confermerai te, da 4 risultati utili consecutivi, non prendeva gol, che ha dei valori, ci sono anche gli avversari, perciò faccio complimenti al Grosseto, ma mi preoccupo adesso per la mia squadra, sapendo che c'è da resettare una settimana per noi sicuramente è stata impegnativa, perché abbiamo avuto anche la Coppa e non era una partita qualunque, perciò l'abbiamo finita nel modo migliore sotto il punto di vista risultato. Dobbiamo tenerci le esperienze della settimana per cercare poi di migliorare sempre e alzare sempre più l'asticella. Senti, cosa ti hanno chiesto in casa Livorno quando ti hanno affidato la squadra? Una squadra importante, con valori importanti, l'abbiamo visto, subite pochissimo, siete difficili da affrontare. Noi Livorno è stata un'estate un po' particolare, dove siamo partiti in una categoria, poi ci hanno giustamente dato quella che spettava a Livorno, perciò la squadra è stata anche un po' in costruzione. Siamo a Livorno, non è che c'è bisogno di chiedere tante cose. Noi, la mia mentalità, ma quella dell'ambiente, quella della società, è quella di lavorare settimana per andare a provare a vincere più partite possibili. Noi dobbiamo affrontare ogni partita come fosse una finale, quella è l'unico modo che conosco, senza guardare a classifiche o altre cose, per poi fare le valutazioni più avanti. Oggi era una partita difficile, abbiamo tirato fuori il massimo anche in questa maniera, perché il campionato di Serie D è anche questo, non si vede sempre gioco spettacolo, e siamo stati bravi anche a fare quello, perciò ci vedo il positivo nonostante una prestazione che non ci soddisfa, ma i ragazzi sono i primi a essere consapevoli che singolarmente di squadra possiamo far meglio, e quello, ho detto, devo essere io l'artefice di dargli delle soluzioni per valorizzarli. Un'ultima cosa a proposito di un grossetano come Cretella, una bandiera biancorossa adesso qui in Amaranto, soddisfatto? Certo, certo, sono soddisfatto. Riccardo è un giocatore importante, come ne ho tanti altri, si sta mettendo a disposizione, non lo conoscevo personalmente, lo conoscevo come giocatore, perciò siamo contenti di averlo. Grazie mille, in bocca al lupo. Crepi il lupo.